Ciao a tutti! Oggi siamo un po' creepy perché con l'appropinquarsi di Halloween vale la pena consigliarvi film horror davvero splendidi e terrificanti per tutti voi in cerca di emozioni forti durante la notte delle streghe. Magari farò, come ho fatto altri anni, anche il video di film che si possono vedere ad Halloween, perfetti per Halloween, anche per coloro che i film horror non li reggono perché hanno troppa paura, quindi non preoccupatevi. Oggi però voglio parlare a coloro che invece cercano un po' di horror come si deve. E per fare questa lista di film, sembra incredibile a dirsi, ma vi giuro che è la verità, la selezione è stata fatta anche da Manila. Ebbene sì, perché non so se lo sapete, ma Manila, lei, è completamente piena ogni volta che magari ci si mette sul divano a guardare la TV o guardare un film, inizia a sclerare perché vuole attenzioni, ma quando metti un film horror spaventoso, lei se lo guarda dall'inizio alla fine. Le piacciono proprio gli horror, vero Manila? Si emoziona tantissimo, alcune volte si spaventa pure e viene a mettere la testina sotto l'ascella e dice ho paura, paura, però sì, le piacciono un sacco. E quindi io, sistemando anche la parte horror dei DVD, ero lì con Manila e Manila si strusciava sulle copertine, quindi io ho scelto il film anche perché Manila, la selezione di Manila, anche sono veramente tutti horror splendidi, alcuni dei quali ho visto anche insieme a lei, quindi attenzione, doppi consigli oggi. Sono 10 film secondo me pazzeschi e io partirei subito da un horror che vi consiglio spesso e che è probabilmente l'unico che veramente mi abbia fatto paura, perché io gli horror li amo molto, ma quasi mai mi fanno veramente paura. Magari mettono un po' di ansia, però quell'idea del paura che ci pensi e ci ripensi non mi è mai successa, se non con questo film che a me, la prima volta che ho visto a 15-16 anni, direi anche al pomeriggio, quindi con la luce, mi ha messo un po' di scagazza, devo essere sincero. L'ho rivisto tantissime volte e anche rivedendolo comunque il brividino me lo lascia tuttora, ed è uno dei miei horror preferiti in assoluto. E sto parlando di Noroi, The Curse, di Koji Shiraishi. È un film horror giapponese che io, da grande appassionato, mi ero acquistato molti anni fa in questa edizione, l'edizione di Hong Kong, quindi è il DVD di Hong Kong questo, però non preoccupatevi perché lo trovate con facilità. In Italia non è mai stato distribuito, ma lo trovate senza problemi anche su YouTube, credo, con i sottotitoli in inglese, quindi voi andate in cerca. Comunque, Noroi è un film per me geniale ed entra un po' in quel sottogenere del found footage horror, quindi quegli horror basati sui materiali d'archivio che danno anche un senso un po' di realismo, di realtà, in questo caso per me splendidamente strutturato. D'altronde Koji Shiraishi è tra i registi giapponesi più legati al genere, uno anche dei più creativi e sperimentatori. Allora, Noroi parte come un documentario, anzi come un programma televisivo, e la cosa più inquietante è che quasi tutti i personaggi del film interpretano loro stessi. Quindi, ad esempio, se ogni personaggio ha il proprio nome e il proprio cognome, il protagonista è un giornalista ed interpreta se stesso, ci sono anche alcuni cameo di star della showbiz giapponese. Ad esempio c'è un insospettabile Ai Ijima, non so se la conoscete, ma lei è una pornoattrice che poi è diventata ospite nei talk show, nei salotti televisivi in Giappone, una sorta di corrispondente orientale di Moana Pozzi. Ha poi scritto anche un romanzo che è Platonic Sex. Ecco, lei c'è in Noroi e interpreta se stessa proprio durante uno spezzone televisivo in cui è ospite per fare da opinionista, sostanzialmente. Quindi questa cosa che tutti i personaggi interpretano loro stessi e hanno veramente la loro professione, per me aggiunge questo senso di realismo molto forte e interessante, che secondo me per un pubblico giapponese è ancora più impattante. Però se già bazzicate il cinema giapponese, la cultura giapponese, riconoscerete
troverete alcuni reference. Infatti l'unica attrice all'interno del cast che è protagonista, è una dei protagonisti, e, ed è un'attrice veramente, Marika Matsumoto, che interpreta se stessa. Quindi top. Ed è un film dove appunto seguiamo il giornalista Kobayashi, che interpreta se stesso e che sta dedicando un servizio televisivo a delle situazioni paranormali che all'inizio sembrano completamente slegate tra di loro. Ad esempio abbiamo una casalinga che sente dei pianti di un neonato in casa sua e vuole capire che cos'è, oppure ancora c'è la storia di questa bambina che ha dei poteri di telecinesi, quindi è in grado ad esempio di spezzare i cucchiai col pensiero, oppure ancora c'è un tizio che è convinto che arriverà una minaccia aliena e quindi si è costruito un bunker di alluminio. Ma ci sono anche, c'è il caso appunto dell'attrice Marika Matsumoto che dopo aver fatto un servizio televisivo in un bosco infestato inizia a avere delle visioni o comunque a reagire in modo strano, quindi si teme che sia rimasta posseduta, quindi tante storie legate al sovrannaturale che sembrano scollegate tra di loro e per la prima ora sembra di seguire tante situazioni diverse, ma poi tutte confluiscono tra di loro, quindi tutte queste storie completamente separate in realtà hanno un senso, un minimo comune denominatore e sfociano tutte in una leggenda del folklore giapponese, che è la leggenda del demone Kagutaba, di cui all'interno del film si racconta che in un'isola del Giappone un po' remota si effettuava questo rituale per esorcizzare il demone Kagutaba, ma qualcosa è andato storto e da quel momento in poi non si effettuerà più questa cerimonia, perché una delle persone che doveva effettuare questo rituale ha iniziato a comportarsi in modo estremamente strano. Qua mi fermo, però vi dico, è terrificante, questo film è terrificante, dovete guardarlo assolutamente al buio, e è uno di quei casi in cui, per quanto non sia un film che ha jumpscare, assolutamente non ce ne manco uno, o comunque non ha grosse scene di sangue, anzi direi che pochissime, è un film che funziona perché narrativamente è fantastico, cioè è scritto in modo estremamente credibile, inquietantissimo, con dei momenti veramente da pelle d'oca, e è tutto grazie a una scrittura veramente perfetta, cioè, e si segue veramente, proprio è interessante la storia e è raccontata in un modo tale in grado veramente di terrorizzare se entri nel suo flusso. Quindi questo per me è uno degli horror più belli di sempre e purtroppo poco noto. Poi, questo l'ho visto con Manila ieri sera e siamo sempre in un territorio found footage, un film horror recente, questo proveniente dalla Thailandia, veramente ben fatto, e sto parlando di The Medium. Allora, The Medium è stato anche un caso, uno degli horror dell'anno in Asia soprattutto. Io mi chiedo perché in Italia non sia stato distribuito, perché ha avuto un enorme successo, soprattutto in Asia in realtà, ma ad esempio io ho il DVD francese, infatti l'ho visto con i sottotitoli in francese, però secondo me lo trovate tranquillamente anche con i sottotitoli in inglese, però in Italia non esiste. Recuperatelo perché è una chicca. Allora, è un film horror anche abbastanza lungo, ma molto ben strutturato, dove la tensione e la paura viene costruita lentamente ed esplode particolarmente nella parte finale. Anche questo è un found footage perché è parte come se fosse un documentario girato da questa crew che vuole raccontare la storia suppostamente vera di questa famiglia di sciamani. Infatti c'è questa sciamana che vive al centro della giungla thailandese e il film inizia proprio con lei che racconta la storia della sua famiglia. Quindi ad esempio racconta come loro nelle loro radici hanno questo potere sciamanico di comunicare con i defunti o comunque di guarire ad esempio quelle malattie che hanno a che fare con il sovrannaturale, il mondo dei morti.
E lei è l'ultima a livello di generazione delle donne della sua famiglia che hanno questo potere sciamanico. E è una signora comunque non anziana, ma comunque con una certa età, e si suppone che dovrà passare il suo potere alla donna che in scala di successione arriva dopo di lei, ovvero la figlia di sua sorella, che si chiama Mink. Il film appunto parte in modo molto placido, anzi siamo in questa ambientazione della foresta thailandese veramente suggestiva. Infatti quello che funziona tantissimo all'interno di questo film è l'ambientazione, che è spettacolare, e soprattutto questa capacità di suscitare tanto realismo, soprattutto nella prima parte. Il film infatti inizia lento, sembra proprio un documentario, non dico di mela verde, ma quasi, un po' più suggestivo, e non succede niente. C'è lei che racconta appunto il suo background, quello che fa, gli incontri ad esempio con le persone che vanno a chiederle un consulto, quindi parte molto placido, e pian piano si costruisce la tensione, perché la Crew ha praticamente terminato questo servizio, quando però si accorge che Mink, la ragazza figlia della sorella della protagonista, inizia a comportarsi in modo strano. Inizialmente fa l'adolescente un po' ribelle, nel senso sbevazza, fa la civetta con gli uomini, vuole fare a botte, sembra un classico comportamento da teenager un po' ribellina, ma ci si accorge molto velocemente che in realtà c'è qualcosa che non va. Inizia a sentire le voci, inizia a comportarsi in modo strano, in modo sconnesso, e avete già capito dove andiamo a parare. È stata posseduta, ok. Quindi è un film sulle possessioni, questo, ma quello che lo rende molto interessante è il taglio thailandese, perché noi siamo abituati ai film sulle possessioni occidentali, quindi legati comunque anche alla lotta bene e male tra il Dio e il diavolo, quindi di matrice cristiana. Qua invece no, siamo completamente nel karma, nella religione, nella filosofia orientale e nella possessione karmica proprio. Quindi questo taglio di racconto su un genere cinematografico che è stato un po' dominato dalla visione cristiana della possessione, qua prende un controllo molto diverso, e è molto inquietante proprio perché ha questa capacità di essere estremamente realistico grazie al found footage, a un'ottima recitazione degli attori, secondo me, oltre che a un'ora finale di film dove veramente esplode la paura. Lì veramente montagna russa, ve lo dico già. C'è qualche difettuccio, nel senso che ci sono delle forzature di sceneggiatura, cioè cioè il classico esempio che non c'è in Noroi, in realtà, questa cosa, perché anche in Noroi è stata gestita molto bene. Qua c'è questo problema, nel senso che molto spesso in certi found footage horror, anche quando la situazione è estremamente pericolosa e c'è dei fantasmi che fanno fuori la gente, comunque quello che filma continua a filmare lo stesso, anche se sta morendo praticamente. Questo succede anche qui, ma se chiudete gli occhi e andate sulla sospensione dell'incredulità, questo film vi farà scagazzare, quindi vale la pena guardarlo. E io ho scelto il successivo perché il regista di The Medium è in realtà un maestro dell'horror thailandese. Io non oso pronunciare il nome, ma se c'è qualche thailandese in ascolto probabilmente mi manderà una maledizione, perché la pronuncia sarà sbagliatissima. Comunque è Banjong Pisantankankun, ok? Lui in realtà è regista di uno dei più bei film horror degli anni 2000, molto sottovalutato, Shutter. Shutter è uno dei miei horror preferiti, è un altro horror thailandese, questo è reperibile anche in italiano, è stato distribuito, doppiato e tutto, ed è un film pazzesco, perché sembra comunque l'ennesimo horror orientale sulla scia di Bari, The Ring, The Grudge, eccetera, ma secondo me ha un twist molto particolare. Allora, Shutter è innanzitutto è molto bello perché ha anche questi effetti speciali un po' artigianali, questa costruzione della tensione attraverso le luci, le ombre, e quando c'è da essere splatter è splatter. È la storia
di due ragazzi, Tan e Jane, che sono fidanzati, lui fa il fotografo, e sono un po' brilli perché sono andati a una festa e quando improvvisamente si schiantano con la macchina davanti a una, cioè tirano sotto una passante, però questa donna improvvisamente scompare dalle strisce pedonali e quindi è stata una visione, cosa è successo, hanno investito veramente qualcuno, loro sono un po' scossi, però dicono vabbè, sarà stato un abbaglio. Il problema è che dal giorno dopo nelle fotografie che Tan fa nel suo studio inizia a comparire questa figura di donna, la stessa che lui ha visto quando ha investito questa persona misteriosa. Questo fantasma appare in tutte le fotografie che fa e ci sono altri segnali molto strani. Ad esempio, i migliori amici di Tan iniziano uno dopo l'altro a morire in circostanze misteriose e soprattutto ci sono altri elementi che lasciano presagire che c'è qualcosa che non va. Ad esempio, Tan inizia a soffrire di un fortissimo mal di collo e ogni volta che si pesa il suo peso corporeo è pari al doppio nonostante non sia ingrassato di un chilo. Mi fermo perché il film è fantastico nel raccontare che cosa sta succedendo e secondo me, al di là del fatto che ha dei momenti veramente inquietanti che funzionano molto bene a livello di tensione, il colpo di scena finale fa volare nell'iperuranio. Per me è uno dei finali di un film horror più belli di sempre ed è un peccato che se ne parli poco di Shutter, perché è veramente un gioiellino che purtroppo, come molto spesso succedeva agli horror asiatici, è stato dilapidato da uno sceno remake americano che non dovete guardare perché è veramente imbarazzante. L'originale è bellissimo, c'è anche il remake indiano altrettanto brutto, guardate l'originale, basta, vi prego. Poi, adesso invece andiamo un po' alle radici della paura nostrana. Come si può passare un Halloween senza scomodare i due maestri dell'horror italiano? In primis Dario Argento, totale, di cui io vi ho spesso consigliato Suspiria, Fenomena, Inferno, Profondo Rosso. Insomma, andiamo da un altro film diverso, L'Uccello dalle piume di cristallo. Questo è il primissimo film di Dario Argento che quando uscì in Italia scatenò anche un certo clamore, perché era una cosa nuova che una produzione italiana avesse questo taglio horror thriller molto sanguinolento che poi aprirà la strada al genere del giallo, che così venivano chiamati all'estero i film italiani sulla scia di Dario Argento, quindi che avevano questi omicidi seriali molto sanguinolenti e non è il concetto di giallo che invece noi abbiamo in Italia. Per noi il giallo è Agatha Christie, per esempio. Per il pubblico anglofono invece, quando parlano di film giallo, intendono proprio il genere horror italiano splatter, ok? E molto aesthetic, visionario, ecco, proprio l'estetica Dario Argento. L'Uccello dalle piume di cristallo è uno dei cult del nostro Dario nazionale. Un turista americano rimane invischiato come testimone di un tentato omicidio in una città dominata da questi omicidi seriali, questo maniaco che uccide delle ragazze, e lui potrebbe essere il testimone oculare di un delitto scampato. Appunto, riesce a sventare un delitto ai danni di questa ragazza all'interno di una galleria d'arte, e la risposta, due risposte potrebbero venire da un quadro dipinto da un pittore folle e da questo uccello dalle piume di cristallo, che non vi svelo di chi si tratta perché è una chiave importante per la risoluzione del mistero. Qua trovate il meglio di Dario Argento, quando era proprio ispirato, creativo, visionario, eppure essendo il suo primo film è particolarmente maturo secondo me e vale la pena guardarlo. E Dario Argento è anche un'ottima proposta anche per chi ha paura degli horror un po' più sovrannaturali. Il secondo film invece, che proviene da un maestro
del brivido italiano è E tu vivrai nel terrore l'aldilà, film di Lucio Fulci. Lucio Fulci è un regista che ha avuto molti alti e bassi, secondo me, a livello di produzione. Ci sono dei film suoi veramente inguardabili, altri che sono dei classici. L'aldilà, secondo me, è un suo classico. Pur avendo, diciamo, la peculiarità un po', che per me è un po' difetto di Lucio Fulci, ovvero il fatto che lui amasse il gore e quindi gli effetti speciali gore a volte sono proprio sensazionalistici, cioè proprio esagerati, in realtà nell'aldilà funziona soprattutto l'atmosfera in cui tantissima che si riesce a creare. La storia in realtà in sé è poca cosa, nel senso che è la storia di questa ragazza che eredita una villa che vuole trasformare in un albergo di lusso, ma questa casa è costruita sulle porte dell'inferno, punto. Questa è la storia. Quello che interessa è proprio l'estro visionario. È un film mega notturno, fumoso, con la nebbia, quasi lovecraftiano, dove naturalmente c'è anche tempo per momenti di alto tasso di brivido e omicidi splatterosi. Quindi proprio horror italiano ai massimi livelli, così come anche vale la pena citare La casa dalle finestre che ridono, un altro classico italianissimo diretto da Pupi Avati. Questo è uno degli horror italiani più belli di sempre ed è la storia, è un horror quasi folk, pagano, molto visionario, molto inquietante, la storia di quest'uomo che fa il pittore e viene chiamato in questa campagna brulla e particolarmente con questo sole arso che però allo stesso tempo lascia presagire dei contorni un po' diabolici, questo pittore che viene chiamato per restaurare un affresco che probabilmente è stato realizzato da un pittore con delle serie turbe psichiche e che probabilmente ha anche compiuto dei delitti. Quindi mentre lui si trova in questo paesino di campagna a restaurare l'affresco, il protagonista inizia ad essere tormentato da delle visioni inquietanti, rumori strani in casa sua. È un horror molto particolare, autoriale e secondo me a livello del genere è il miglior Pupi Avati, quindi dategli una chance. Ma adesso torno un attimino in Giappone, perché voglio scomodare un regista iconico dell'horror giapponese che è Takashi Shimizu. Lui è il regista di Ju-On, la saga famosissima Ju-On the Grudge, che poi ha avuto anche i suoi remake americani. Però quelli che non vengono mai citati sono i film di Takashi Shimizu che escono dallo stilema Ju-On, e ve li voglio consigliare per l'occasione. Allora, il primo è Reincarnation e il secondo è Marebito, e secondo me sono due gioiellini. Allora, Reincarnation è un film molto particolare, immaginatelo come una sorta di Shining Zombie sulla reincarnazione, basato sulla filosofia giapponese un po'. Cioè, è molto psicologico. È la storia di questa attrice, questa giovane attrice, che partecipa a un casting per un nuovo film horror, di quello che viene definito nel film il nuovo maestro del brivido giapponese. Lei fa questo casting e questo regista sta girando un film basato su quello che dovrebbe essere un fatto reale, ovvero un massacro che è stato compiuto negli anni 70 all'interno di questo hotel che rimanda un po' all'Overlook Hotel di Shining, e la protagonista deve interpretare all'interno del film una delle vittime, ovvero una bambina. Il problema è che sin da quando fa il casting la protagonista inizia a vedere questa bambina ovunque. Ok, senza svelarvi troppo, vi dico solo che il film sembra quasi un pretesto per fare in modo che tutte le persone scelte a questo casting ritrovino il loro sé della vita precedente, sostanzialmente, e inevitabilmente tutti gli attori coinvolti sono collegati in prima persona al vero massacro avvenuto negli anni 70. Il film prende poi una deriva zombie, che non vi svelo, però è molto particolare, e a suo modo, anche per il fatto che gioca tantissimo sul tema della reincarnazione, ci infila dentro anche un po' di scienza, ci infila dentro comunque anche
anche le atmosfere da J-horror classico creano un mix molto particolare e secondo me vale la pena vederlo. Il secondo di Shimizu, invece, Mare Bito, è probabilmente il suo più autoriale. È la storia di un uomo ossessionato, tra l'altro interpretato dall'iconico Shinya Tsukamoto, che è ossessionato dal riprendere qualunque cosa, quindi lui ha questo rapporto con le immagini particolarmente intenso, e durante una delle sue passeggiate incontra, scopre una ragazza che lui chiama F. È una ragazza che non si esprime a parole, non ha un vero e proprio linguaggio, sembra quasi, ma è dominata da questa bellezza eterea, e pur sembrando un essere umano, non sembra un essere umano, perché sembra vivere completamente nel suo mondo. Lui prova a darle aiuto, le dà dei vestiti, prova a farla mangiare, ma lei non mangia. E allora si chiede come fa per sopravvivere, scoprirà ben presto che la nostra F si ciba di sangue umano, quindi è una vampira. È una vampira e giustamente, creando questa giustamente insomma, però giustamente il nostro protagonista deve, per sostenere F, deve trovare del sangue umano. Ok, avete già capito dove si va a parare. Però, nonostante sia un film sul vampirismo, non aspettatevi un film sui vampiri classico. È molto lovecraftiano nelle atmosfere, è molto lento, è molto cupo ed è decisamente molto autoriale. Quindi, se voi pensate che il cinema horror giapponese sia solo fantasmi coi capelli lunghi e bambini indemoniati, no, c'è molto di più. E secondo me si può partire proprio da Shimizu, che è uno dei pionieri dell'horror giapponese, che però nella sua carriera ha fatto anche film molto diversi, come appunto i due che vi ho nominato. Altro film che vale la pena assolutamente è il penultimo, The Innocents. È un horror astratto norvegese. Io dico che è astratto perché non è uno di quegli horror roboanti, non ha delle scene di terrore, di tensione. È però molto inquietante e anche sottilmente disturbante. Immaginatelo come uno Stranger Things scandinavo più sottile, ecco. È la storia di due bambine che si trasferiscono con i genitori in un nuovo appartamento nella periferia di Oslo. Una delle due, Anna, è affetta da un autismo particolarmente avanzato, tanto che la porta ad avere delle grosse difficoltà di socializzazione e di linguaggio, ed è compito della sorella minore anche accudirla. Le due scopriranno ben presto che in questo palazzone, in questa periferia, ci sono altri bambini con cui stringono amicizia. In particolar modo troveranno questo bambino che svelerà di avere dei poteri sovrannaturali. Lui è in grado di spostare le cose col pensiero, quindi ha il dono della telecinesi, ma non solo, perché lui è in grado di costringere le persone a livello psichico a fare tutto ciò che vuole, tutto ciò che lui vuole. È bello questo film perché diciamo che è un horror, ma dove l'horror funge più che altro da mezzo per parlare di altro. Quello che vuole fare Skillvogt, secondo me, è raccontare il tema della famiglia, ma soprattutto della crudeltà dei bambini. Vuole un po' esplorare quel modo che quel tema tabù, perché a volte i bambini sanno essere effettivamente crudeli, lui lo esplora senza filtri, arrivando anche in momenti particolarmente strong. Vi ho fatto una recensione apposita su questo film, vi dico, è un gioiellino, e tra l'altro questo lo trovate anche su Prime Video, quindi non avete scuse. L'ultimo film che vi straconsiglio, per me è un capolavoro assoluto, Possession di Andrzej Zulawski. Allora, questo è una coproduzione Polonia-Germania. Andrzej Zulawski è un maestro del cinema surreale visionario, e questo è un film, tra l'altro, con una meravigliosa Isabella Gianni come protagonista, ed è anche questo un film dove l'horror è un pretesto per parlare d'altro. Il film in realtà parla di incomunicabilità di coppia totalmente, infatti noi veniamo immediatamente immersi in questa storia d'amore tossico tra la protagonista e il suo compagno. Li vediamo proprio al bar che da una piccola discussione iniziano a lanciarsi di dosso sedie, tazze, creando il panico, insomma. E questo dovuto al fatto che lei si sta comportando in modo molto strano. Continua ad uscire di casa,
fa la vaga quando lui le chiede qualcosa, quindi lui inizia a sospettare che lei lo stia tradendo ed è ossessionato da questa idea, arriva a tampinarla, ma lei gli risponde male, è anche piuttosto violenta e senza svelarvi troppo, vi svelo, perché questa è una cosa che si scopre praticamente subito, che sì, lei lo sta tradendo effettivamente, ma probabilmente il suo amante non è un essere umano. E qua mi fermo. Vi dico solo che questo è un film unico nel suo genere, non è un horror canonico, anche se il titolo si chiama Possession, non immaginatevi assolutamente un film sulla possessione in senso lato, come può essere L'Esorcista o altri simili. No, questo è un film che ha, per quanto ci sia una scena di possessione particolarmente di culto, Isabella Gianini alla metro che mette i brividi alti così con le che sbarella fuori, però è prima di tutto un film surreale, visionario, a volte che gioca anche con l'ignoto, con il nonsense, che però funziona nel senso disturbante del termine, ma è anche un film che ha anche dei momenti veramente di umorismo grottesco, che in questo calderone lasciano annichiliti. Anche questo è un film che secondo me viaggia su binari lovecraftiani, soprattutto nel finale, e a prescindere se vi piace il genere è un film che dovete vedere. E detto ciò, questi erano 10 horror splendidi da vedere ad Halloween. Fatemi sapere se vi ho dato qualche giusto consiglio e che ne pensate e quale film horror consigliereste voi. Ricordatevi però che ho fatto tantissimi video a tema, quindi potete spulciare anche i precedenti per trovare qualche titolo in più. Detto ciò, vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!